Vada pure, pausa fino alle 2, signorina. Bene, dottore, finisco questa lettera. Vada a mangiare, le ho detto. Irene? Sei tu, Walter. È accaduto qualcosa? E me lo domandi? Sono 2 giorni che ti chiamo senza mai ricevere risposta. No, tu eri in casa. So perfettamente che tu eri in casa. Ho visto le luci accese. Ah, molto bene. Vuoi dire che mi controlli per caso? Se hai visto la luce accesa, al massimo ho dimenticato di spegnerla. Non è vero, non c'ero. No, ti dico che non ero in casa. E hai lasciato acceso anche lo stereofonico? Ci vediamo fra 10 minuti. Darüber, pranziamo insieme. Non ho voglia di uscire per il pranzo. Mi dispiace, Walter. Perché adesso non ho fame e perché non accetto che mi comandi a bacchetta in questo modo. Non c'è nessun'altra ragione. Ciao, ti vengo a prendere. Non suoni il campanello. Ho visto arrivare la tua macchina. Che cos'hai? C'è qualcuno. Ma cosa dici? Se non ci credi, vieni a vedere. Vogliamo restare sulla porta? Dov'eri quando ti ho chiamata? Sono andata a trovare una mia amica. No, tu eri qui e con te c'era qualcuno che forse ha passato qui anche tutta la notte. Ma come ti permetti? Ero dietro la porta e ho sentito musica qua dentro. Ho suonato, ho bussato alla porta, ma tu non mi hai aperto. Perché non sei ancora vestita? Non posso andare in giro come voglio in casa mia? Che cosa cerchi nella mia stanza da letto? Irene, tra noi due esiste una relazione. Non senza problemi, è chiaro. Una relazione nella quale io investo molto. E nella quale ho sempre investito. Forse più di quanto tu possa immaginare. E mi domando in effetti qual è la tua contropartita. In questa società che cosa investi tu? A parte qualche ora della tua giovinezza. Fra noi c'è un contratto che deve essere rispettato. Fra noi non esiste alcun contratto. Questo è un tuo pio desiderio e posso fare a meno di te in qualunque momento. Che c'è? Perché mi guardi in quel modo? Tu non sai cosa avrei voluto fare ieri sera, quando aspettavo dietro quella porta e nessuno mi apriva. No, smettila, Walter. Irene, sono 2 giorni. E parla, non farla tanto lunga. Sono 2 giorni che mi sento come se tutto il mondo stesse per crollarmi addosso. Walter. Che c'è adesso? Di chi è questo orologio? Come si trova qui? L'orologio? Sì, è tuo? Ma come può essere mio? Non lo vedi che non può essere il mio? L'avrà dimenticato qualcuno. Sul tuo comodino. Ma che c'entra il comodino adesso? È chiaro che lì ce l'ho messo io. Perché l'ho trovato in salotto. E volevo averlo sotto mano per... Per vedere che ora era. Non bastava il tuo? Quindi è chiaro che qualcuno invece se l'è tolto qui nella tua camera quando si è spogliato. Perché un orologio dà fastidio in certi momenti. E magari io stavo fuori dalla porta. E va bene, anche se fosse. Non siamo mica sposati noi due. Ancora posso fare quello che voglio. Sono affari miei se qualcuno dimentica l'orologio in camera mia. Sono solo affari miei. È questo che sarebbe ora che tu cominciassi a capire. Walter, dovevi comunque saperlo un giorno o l'altro.
Ed è meglio che tu l'abbia scoperto. Era una vera tortura per me. Mi dispiace molto, credi, ma purtroppo non posso farci niente. Non poteva continuare così in eterno. L'abbiamo sempre saputo, vero? Era questione di tempo. Doveva finire prima o poi. E così non c'è niente da fare, purtroppo. Walter. Walter, non stringermi così. Mi fai male, ti prego. Walter. Walter, cosa fai? Irene? Allora, ha parlato con Carlman? Sì, gli ho parlato stamani. Ha detto? Ha detto che alle condizioni offerte la cosa non lo interessa. Leipert? Sì, dica. Chiami l'istituto d'emissione. Sì, signore. Ma lei intanto parli con Zurigo. Oggi stesso? Oggi stesso. E adesso le condizioni. Pronto, portineria. Sì, dottore. Non riesco a parlare con la signorina Cronach, non mi risponde. Eppure stava aspettando la mia chiamata. Vada a vedere se c'è qualcosa. Sì, vado subito, dottore. Al massimo avrà il telefono guasto. Non si preoccupi, dottore. Vado e la richiamo. Sì. Ertel. Dottor Ertel? Dottor Ertel? Io... Senta, è successa una cosa terribile. Sono entrato nell'appartamento della signorina Cronach. Ma se continua ad agitarsi in questo modo non riuscirò a capire una parola. Le stavo dicendo che sono entrato nell'appartamento della signorina Cronach e ho visto una cosa terribile. È morta. Sì. Cosa? È morta, qualcuno l'ha ammazzata. Come? È strangolata. Non so cosa fare. Chiami subito la polizia. Ci sarò anch'io. Allora, se ho capito bene, dottor Ertel, questo è un appartamento di sua proprietà che dal 15 aprile di quest'anno lei avrebbe affittato alla... Forse affittato non è l'espressione giusta. Infatti non l'ho affittato, l'ho comperato per la signorina. I suoi rapporti con la signorina... Era la mia amante. Le avevo regalato l'appartamento, la mantenevo in tutto e per tutto, compresa l'università. Lei è sposato, dottore? Sì, sono sposato. È separato da sua moglie, immagino. No. Come mai ha chiamato il portiere e gli ha detto di entrare nell'appartamento? Perché avevo chiamato la signorina e non mi aveva risposto. Ogni giorno mi chiamava puntualmente, oggi invece non si era sentita. Ho pensato che potesse star male, che avesse bisogno di aiuto. Ho mandato il portiere per vedere se era accaduto qualcosa e riferirmi. Capisco, per nessun altro motivo? No. Non poteva pensare a un fatto del genere, vero? No, benché... Dica. Ma no, no, non credo. Al massimo, forse, senza rendermene conto. Che cosa? Io sono stato sempre ben cosciente della mia situazione e non mi sono mai fatto illusioni. Sono cosciente dell'età che ho e del fatto che i soldi fanno il mio fascino. Lei viveva una sua vita diversa dalla mia. Anche fuori di queste quattro pareti, in mezzo a gente giovane, amici, coi quali non avrei mai potuto avere nulla in comune. Comunque... Da certi suoi accenni avevo la sensazione che negli ultimi tempi non fosse molto felice. Tanto che le avevo persino chiesto se non avesse fatto qualche cattiva amicizia. E lei aveva negato, senza convinzione però. Nulla di concreto.
Nulla di concreto, purtroppo. Nessun nome, nessun fatto preciso, ma sentivo che si stava allontanando da me. A questo punto mi sono detto: come vedi, sei arrivato a quel momento della vita che hai sempre aspettato e temuto. Devi perderla. Naturalmente tutto questo mi dava qualche preoccupazione, lei capisce? E quando non mi ha risposto al telefono ho avuto un attimo di paura. Harry, hai qualche domanda? Sì, una forse. Dove ha passato quell'ora fra l'una e le due? Lei comprende, vero? Ma certo, la sua domanda è più che logica. Dunque, ho avuto il consiglio d'amministrazione fino all'una. Poi sono andato a casa mia per il pranzo, che ho finito alle due. Avevo un po' di fretta perché il consiglio continuava nel pomeriggio. La ringrazio, dottor Hertel. Dove possiamo trovarla in caso di necessità? Se non sono in ufficio, sono in casa. Hai preso i telefoni? Certo. E gli indirizzi? Sì. Arrivederci, signori. Arrivederla. Arrivederla, dottore. Francesca? Ah, hai fatto presto. Non ti ho sentito entrare. Hai suonato? No, non ho suonato, infatti. È più presto del solito. Già. Hai già cenato? Vuoi mangiare qualcosa? Hai bisogno di qualcosa? Dammi qualcosa da bere. Sì, volentieri. Vuoi un whisky, va bene? Un whisky va bene. Ti prendo il ghiaccio. Senza ghiaccio. Senza ghiaccio. Sei sorda per caso? Dove sei stata all'ora di pranzo? Oggi all'ora di pranzo? Non mi sono mossa da qui. Hai chiamato per caso e non ho sentito il telefono? No, no, non ho chiamato. Volevo solo sapere se eri in casa a quell'ora. Beh, sì, ero a casa. Eri anche sola, immagino. Certo, con chi potevo essere? Tieni. Perché me lo domandi? Perché ho bisogno del tuo aiuto, Francesca. Del mio aiuto? Potrebbero chiederti dove ero io all'ora di pranzo. E precisamente fra l'una e le due. E vorrei che tu confermassi che a quell'ora ero qui in casa e che sono venuto a pranzo come sempre. Sì, sì, d'accordo. Non ti interessa sapere chi potrebbe chiedertelo? La polizia verrà a chiedertelo. Forse stasera stessa. La polizia? Sì, la polizia. Ed è molto importante che tu dica, senza esitare, che sono stato qui. Certo, Walter. E non vuoi sapere il perché di tutto questo? Perché tutto questo? In uno dei miei appartamenti abitava una ragazza. Hai mai sentito nominare Irene Cronach? No. Potevi aver sentito il suo nome dalla mia segretaria, per esempio. Questa ragazza oggi è stata uccisa fra l'una e le due. Io ero in buoni rapporti di amicizia con lei. E non è escluso che questo fatto possa spingere la polizia a trarre delle conclusioni che potrebbero essere sbagliate e spiacevoli. Hai capito bene? Perché mi guardi così? Purtroppo non ho testimoni, perché a quell'ora ero solo. Vuoi che ti dica dov'ero? No, no. Allora la cosa migliore è che tu confermi alla polizia inequivocabilmente che io ero qui. Così non potranno esserci discussioni. Vuoi bere qualcosa anche tu? No, stavolta te lo preparo io. Ci vuoi del ghiaccio? Vado a prendere il ghiaccio. Resta ancora molto, capo? Eh? No, hai ragione. Ho sbagliato piano? Non credo.
Lei cerca la signorina Cronach? Già. Appunto. Si accomodi allora. Buonasera. Buonasera. Mi spiegate qualcosa? Con chi ho l'onore? Irene non c'è? Siamo della polizia. E lei chi è? Io sono Kervin. Jürgen Kervin. Cosa fanno qui? Sono qui per Irene? Irene è morta. E non di malattia. L'hanno ammazzata, qui in camera da letto. È assurdo. Non è possibile. Ero qui all'ora di pranzo, io... Quando? Quando era qui? Gliel'ho detto. Ho bussato alla porta, ho suonato il campanello, ma nessuno mi ha aperto. Quando esattamente? Dunque, verso l'una e mezza. E chi l'avrebbe? Già, non lo sappiamo. Dunque, verso l'una e mezzo lei era qui? Sì. Ha suonato, ha bussato alla porta e nessuno le ha aperto. Esatto. Per caso, ha sentito qualcosa? Una lite, rumori, musica, niente, che niente. So. E mi ha meravigliato molto. Qual era il motivo della sua visita? Volevo riprendere il mio orologio. L'avevo lasciato qui. Cioè, che tipo di orologio? Uno normale, da polso. Dove dovrebbe essere? Nella stanza da letto, l'avevo lasciato sul comodino. Proprio sul comodino? Certo. Quando? Ieri notte. E quando avrebbe dimenticato di riprenderselo? Questa mattina. Ah, allora avrebbe passato sì. La notte con... Ah. Appunto, mettiamoci pure a sedere. Ha un documento, per favore? Sì. Ich heiße Kevin, Jürgen, bin Student und wohne in der Abelestraße 19. Wie lange? Seit wann kennen Sie Fräulein Kronach? Seit 6 Wochen. Seitdem sind Sie miteinander befreundet? Ja. Wissen Sie, wem diese Wohnung gehört? Einem Dr. Hertel. Er lässt Sie hier wohnen, er bezahlt Ihr Studium. Sie wissen, dass er auch hier übernachtet? Ja. Es war keine sehr schöne Situation. Für Sie nicht, für mich nicht. Auch für Dr. Hertel nicht. Natürlich nicht. Weiß Dr. Hertel von Ihnen? Sie wollte es ihm sagen. Seit Wochen will sie es ihm sagen. Und was? Dass sie mit ihm Schluss macht. Hat sie es ihm gesagt? Bis gestern noch nicht. Sie sagte heute, sie wolle es ihm heute sagen. Sie waren also gegen 1:30 hier und wollten Ihre Uhr holen. Ja. Möchtest du noch etwas? Nein, danke. Nimmst du Kaffee? Nein, danke. Darf ich dann abräumen? Ja, tu das. Na, was ist, was ist? Räum ab! Hertel. Derrick, avrei una preghiera. Potrei parlare un momento con sua moglie? Naturalmente. Nulla in contrario. No, no, la comprendo perfettamente. Gliela passo subito. La polizia vuole parlarti. Che cosa vuoi che dica? Te l'ho già spiegato almeno 3 volte. Muoviti! Sì. Sì. Mio marito oggi è venuto a casa per l'ora di pranzo. Sì, a l'una. No, poco dopo. Sì, perché aveva un po' di fretta, aveva consiglio di amministrazione. Sì. Sì. Prego. Buonasera.
Perché non chiudi il cancelletto? Ma non si chiude da solo. Buongiorno, la signora Hertel? Sono l'ispettore Derrick della squadra omicidi e questo è il mio assistente. Sergente Klein. Possiamo entrare? Certo. Andiamo. Prego. Ieri le ho parlato per telefono, signora. Già. Ecco, solo qualche domanda. Suo marito è già in ufficio? Sì. Prego, possono accomodarsi. Grazie, molto gentile. Posso offrire qualcosa da bere? Grazie, ma non vogliamo disturbarla troppo. Suo marito le ha già detto cos'è accaduto? Sì. Ecco. Ecco, sembra che qualcuno sia stato ucciso. Infatti. Una donna giovane. Appunto. Si tratta di Irene Kronach. L'ha mai sentita nominare? Ieri. Per la prima volta. Da suo marito? Sì, da mio marito. Cioè, che cosa le ha raccontato? Di che cosa? Come conosceva la ragazza? Meglio, a proposito di che cosa le ha fatto il suo nome? Beh, ha detto che abitava in un suo appartamento e che... Dica. Che la conosceva molto bene. Quanto bene. Ecco, c'era una buona amicizia. So che cosa vogliono sentirmi dire. Sì, era la sua amante. Pensate che io non sapessi perché certe volte non tornava a casa da me. Perché ogni tanto andava a passare anche la notte con quella. Mi diceva che si sarebbe fermato in albergo, ma io sapevo bene dov'era. Non ci credono? Scusi il mio sfogo. Ah, la prego, non c'è nulla da scusare. Da quanto tempo è sposata col dottor Hertel? Da 10 anni. Da un anno suo marito? Era l'amante di Irene Kronach. E ieri, no, ora mi sbaglio, l'altro ieri sera, la ragazza avrebbe detto a suo marito che aveva deciso di lasciarlo. E ieri, tra l'una e le due, è stata uccisa. Ora, signora, crede che suo marito ieri a quell'ora abbia ucciso la sua amante? Fiori per la signora Hertel. Arrivederla. Che splendidi fiori. Vero? Proprio. Allora, per rispondere alla sua domanda, mio marito non può avere ucciso la signorina Kronach, perché ieri, proprio fra l'una e le due, era qui con me. Già. Ora metteremo a verbale questa deposizione e lei dovrà sottoscriverla, capisce? Sì, lo so. Signora Hertel, è proprio vero quello che ha detto? O non è piuttosto che suo marito le ha chiesto di confermare il suo alibi? Io ho risposto alla vostra domanda. Non siamo qui per torturarla, signora. La prego di crederlo. Anche se può sembrarle il contrario.
Rifletta bene su tutta la questione e poi mi chiami quando vuole, senza alcuna esitazione, a qualunque ora. Anche di notte, se crede. Questi sono i numeri di telefono. Arrivederla. Ah, scusi, ancora una domanda. Ha visto un orologio da polso, da uomo? Un orologio che non ha mai appartenuto a suo marito? No. Strano. Dall'appartamento della vittima è scomparso. Potrebbe anche averlo preso lui. Gli orologi di mio marito li conosco bene. Arrivederla. Arrivederla. Cosa ne pensi? Che ieri il marito non era qui con lei. Bitte kommen Sie doch rein, meine Herren. Möchten Sie etwas trinken? Ja. Einen Cognac vielleicht oder einen Kaffee? Einen Kaffee vielleicht, ja. Sie auch einen Kaffee? Ja, bitte. Frau Lantin? Herr Doktor? Bringen Sie uns doch bitte zwei Kaffee. Ja. Kein Cognac? Nein, kein Cognac. Wir haben mit Ihrer Frau gesprochen, Dr. Hertel. Habe ich mir gedacht, dass Sie das tun würden. Ja. Die Routine verlangt es von Ihnen, nehme ich an. Ja, ja, die auch. Aber bitte, meine Herren, nehmen Sie doch Platz. Danke sehr. Und was hat meine Frau gesagt? Dass Sie gestern Mittag zu Hause waren. Sie hat Ihre Aussage bestätigt. Sehen Sie, Sie werden im Ernst nichts anderes erwartet haben. Die Gute war wohl ziemlich aufgeregt. Ja, das war sie. Flog wohl am ganzen Leibe, was? Könnte sein, ja. Tja, sie ist Anstrengungen nicht gewachsen. Sie war es nie. Sie hat irgendeine Urangst in sich. Glauben Sie, dass es so etwas gibt? Ja, sowas gibt's, ja. Und ich kann sie ihr nicht nehmen. Was ist das? Angst vor dem Leben? Irgend sowas muss es doch sein. Kein Selbstbewusstsein. Und wer das nicht hat, der zittert eben bei jeder Gelegenheit. Wem sagen Sie das? Dankeschön, Frau Lantin. Bitte. Vielen Dank. Trinken Sie in aller Ruhe Ihren Kaffee? Dann haben wir das wohl hinter uns. Ich hätte noch eine Frage, Herr Doktor. Bitte? Bisschen privat. Wenn ich sie beantworten kann. Ja, warum hat man solche Verhältnisse wie zum Beispiel mit Irene Kronach? Warum? Junger Mann, wenn Ihnen ein Mädchen begegnet, so jung und so aufregend wie Irene Kronach, mit einem so natürlichen Gefühl für Spaß und für Liebe, dann ist es nur natürlich, dass ein Mann ein paar von seinen Grundsätzen vergisst und seinen Kopf verliert. Und Sie haben Kopf verloren? Nehmen Sie das nicht so wörtlich. Warum nicht? Irene Kronach hat gestern Mittag zu Ihnen gesagt, dass sie Schluss macht. Haben Sie sie deswegen umgebracht? Was? Was ist denn los? Sind Sie denn nicht gekommen, um mir zu sagen, dass mein Alibi in Ordnung ist? Ihr Alibi, Doktor, ist nur in Ordnung, solange Ihre Frau bei ihrer Aussage bleibt. Aber wird sie das? Auf Wiedersehen, Dr. Hertel. Auf Wiedersehen.
Franziska? Die Leute waren doch bei dir. Warum hast du nicht angerufen? Ich hatte dich doch gebeten, gleich anzurufen. Entschuldige, Walter, ich habe es vergessen. Aber du hörst doch, ich habe nicht daran gedacht. Ich verstehe deine Aufregung nicht, Walter. Es ist doch alles in bester Ordnung. Kommst du heute Mittag zum Essen nach Hause? Oder soll ich es nur sagen? Ich komme nach Hause, Franziska. Ich bin zum Essen zu Hause. Buongiorno, mia cara. Buongiorno, Walter. È tutto a posto, Francesca? Sì, tutto a posto. Ti hanno tormentato molto con le loro domande? No. Sono andati quasi subito al nocciolo della questione. Mi hanno chiesto se eri qui all'ora di pranzo e io ho detto di sì. L'hai detto in modo convincente? In modo convincente? Tu mi hai chiesto di rispondere in modo preciso alla precisa domanda che mi avrebbero rivolto. Io l'ho fatto. Ma la cosa ha valore solo se ti hanno creduto. Questo non lo so. Io ho fatto tutto secondo le tue istruzioni. Se poi non sono stata convincente... Purtroppo, temo che torneranno. Ne sei sicuro? Sicurissimo. Ho ragione di ritenere che la polizia non smetterà molto presto di farti domande. Comunque non potranno impedirci di mangiare ora. Quali altre domande ti hanno fatto? Se conoscevo la ragazza. E ho detto di no, infatti non la conoscevo. Però avevo una gran paura. Di che cosa? Che mi mostrassero una sua foto. E perché avevi paura? Non fotografano i morti quelli. Io temevo che mi facessero vedere una sua foto da morta. Riversa sul pavimento oppure... Come l'hanno trovata? Non puoi farne a meno! Perché mi dici questo? Scusami, Walter. Non mi hanno mostrato alcuna foto per ora. Però... se me la mostrassero... come dovrei comportarmi, secondo te? Non sarà facile per me sostenere il tuo punto sapendo... che non eri qui perché... stavi... uccidendo quella poveretta. Un momento. Francesca, non trovo un certo orologio da polso. Uno dei tuoi? No, un altro, non era nemmeno mio. Ma lo avevo nella tasca della giacca. Come mai ti trovavi in tasca quell'orologio? Non fare domande inutili! Voglio sapere dov'è. Un orologio di metallo col quadrante nero, per caso? Appunto. La polizia mi ha chiesto anche questo. In che modo te l'hanno chiesto? Solo se lo avevo visto. Secondo quello che dicono, chi ha ucciso lo avrebbe preso per qualche ragione. Allora io l'ho cercato e l'ho trovato nella tua giacca. Dov'è ora? L'orologio? Ho pensato di gettarlo. Dove l'hai gettato, pazza? Voglio sapere dove. Nell'immondizia.
L'orologio, Francesca, è una prova contro di me. Se viene trovato qui, sono rovinato. Non ho più fame, sparecchia pure. Quella ragazza ha significato molto per me. All'inizio era una normale avventura, nulla che potesse rappresentare un pericolo per te. Ma col passare del tempo ho dovuto ammettere a me stesso che la cosa era più seria di quanto credessi, una cosa a cui non sapevo rinunciare. Ci ho persino provato, ma non mi è mai riuscito. Non ero più padrone della mia volontà. E non lo ero più nemmeno di me stesso. Tu l'hai capito. E so perfettamente quanto ti sei torturata in silenzio in quel periodo. Ma ormai non c'è più nulla da fare. Non posso più tornare indietro. Cosa vuoi che faccia? Vuoi che vada in galera? Preferirei piantarmi una palla in fronte. Ti giuro che lo preferirei, Francesca. Non lo dico per metterti paura. Ti supplico, Francesca. Tu sola puoi aiutarmi. La nostra vita non è finita. Dammi quell'orologio, Francesca. Se non hai più fame, sparecchio. La faccenda ormai è solo fra quei due. Cioè dipende solo dai rapporti tra marito e moglie. Da quando sono sposati, lei ha dovuto obbedire come un cane. Lui non ha mai trattato la moglie come un essere umano. Ora se ne pente, però. Solo lei può consegnarcelo, nessun altro. L'importante a questo punto sarebbe sapere se ancora lei si sente legata a lui dall'amore o da qualunque altro sentimento. Cioè se ancora può avere interesse a salvarlo. Questo è il nocciolo della questione. Sarà in casa adesso? Ci può scommettere. Si figuri se il marito la lascia uscire. Forse è meglio andarci. Perché non vieni a sederti, Francesca? Vieni qua, vicino a me. Non voglio influenzarti in alcun modo, Francesca, ma non possiamo continuare così. Noi dobbiamo trovare una via d'uscita. È quello che cerco anch'io. Deve passare del tempo. Se passa un po' di tempo senza che tu faccia nulla, io credo che molto cambierà. Vedrai che tutto questo ci apparirà meno tragico. Ne sei convinto? Convintissimo. Del resto tu hai già fatto qualcosa. Rifletti un po'. Fino a questo momento mi hai aiutato. Che cosa vuol dire questo? Può voler dire soltanto una cosa. Che fra noi due, Francesca, non è tutto distrutto ancora. E ci potrà essere una nuova vita. Dammi l'orologio, Francesca. Perché ci tieni tanto ad averlo? Perché è l'unica prova contro di me! Se tu dicessi che non sono venuto a pranzo a casa, avrebbero soltanto la mia parola contro la tua. Ma con quell'orologio avrebbero una vera prova. E tu lo sai bene. È vero che lo sai, Francesca? È per questo che non vuoi darmelo. L'orologio adesso è nelle mie mani e ci resta. Ne sei certa? Sì. Non perdere il sonno, Francesca. Va a dormire. Chi sarà a quest'ora? No, non aprire. Va a letto. Va nella tua stanza. Non capisci che ti ho detto di andare a letto?
Chi è? Derrick. Sorpreso? Perché dovrei esserlo? Del vostro comportamento non mi sorprende più nulla. Terzo grado di notte, eh? La prego. Allora mi fornisco una ragione plausibile per venirmi a seccare anche di notte. La ragione è sempre la stessa, una ragazza morta. Prego. Vi ascolto. La signora non è in casa? Perché restano in piedi? L'ha spedita a letto, eh? Proprio non vogliono sedere? Insomma, possiamo parlare con sua moglie? No, almeno in questo momento. Ma posso andare di sopra ad accertarmene. Torno subito. Ce l'ha spedita e come? È terrorizzato. Eh già, anch'io. Giù c'è la polizia. Hanno chiesto di te, ho detto che a quest'ora sei a letto. Quindi spogliati, mettiti a letto e non fare un fiato. Hai capito bene? Farò di tutto per liberarmene al più presto possibile. Mi dispiace, ma non è in condizione di ricevervi. È in uno stato psichico tremendo, è depressa, quasi disperata. Ne sono convintissimo. Se questa è una battuta, è di cattivo gusto. E va bene, una ragazza è morta. Ma non per questo voi avete il diritto di mancare di rispetto a una persona che senza alcuna colpa ha subito un tradimento. E che solo grazie a voi e ai vostri metodi lo ha saputo in modo violento, quasi brutale. Ecco perché non vuole vedere nessuno. Specialmente la polizia. La mia posizione, del resto, è molto difficile. Dopo quello che ha saputo di me. Quindi non possiamo parlare con la signora? No. È mezz'ora che cerco di spiegarglielo. Non è in condizione di parlare con nessuno. Tantomeno di rispondere alle sue domande. Le chiedo scusa per il disturbo, dottore. Prego. Dottore. Dica. Niente, non importa. C'è qualcosa, capo? Come? No, vengo. Se ne sono andati. Il tuo cognac non l'avevi bevuto. Ho parlato chiaro, sai? Non volevo che ti tormentassero ancora. Però devo dire che sono molto efficienti. Me la sono vista brutta un paio di volte. Ti ringrazio, Francesca. Vado a dormire anch'io. Buonanotte. Pensi di chiudermi dentro di nuovo? No. Francesca.
Vieni a bere qualcosa? Ah, grazie, capo. Me ne vado a casa. Come vuoi. Si è fatto un po' tardi. Buonanotte. A lei, capo. Ciao. Ha dimenticato qualcosa? Non mi sento tranquillo. Torniamo lì. Chi è ancora? Mi faccia entrare, dottor Hertel! È una vera fortuna. Non mi riesce di trovare un dottore. Un dottore? Perché vuole un dottore? Per mia moglie. Le ho detto in che stato si trovava. Una specie di prostrazione. Si è tolta la vita poco fa. Me ne sono accorto appena siete usciti da qui. Delinquente! Delinquente assassino! Si fermi! Dov'è ora? Dov'è ora sua moglie? Ero salito per darle la buonanotte, ma appena l'ho vista, sono arrivato troppo tardi. No. Non lei, io. Io sono arrivato troppo tardi. E così, lei adesso crede di essere a posto, vero? È convinto di avercela fatta, vero? Ne è proprio convinto? Lei stava cercando qualcosa, dottore. Ha trovato quello che cercava? È un indovinello? È riuscito a trovare l'orologio da uomo che cercava? No. Io so bene che non l'ha trovato.